Dai che è partito l'avatar. Dai! Mori? Vaffanculo! E buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo in un meraviglioso BG finalmente. Mi ci sono voluti tipo, non so, 10 minuti per aggiornare questo cazzo di BG, perché, non lo so, le persone non fanno più PvP, non so che cazzo sta succedendo. E prima o poi dovrò iniziarmi a aggiornare delle arene decenti, perché stare sempre a combattere con i BG mi sta rompendo un po' il cazzo. No, vediamo di riuscire a fare qualcosa di utile subito. Guarda che ste merdine. Beh, mi pare che te salvavi, volevi. Ieri a caso, non so come, ma è partita tipo una mini diretta in cui stavo praticamente spacchettando la mia nuova tastiera, in realtà. Aspetta tasto. Mi stavo montando praticamente la mia nuova tastiera, che vi faccio vedere tra poco. Quando è finito questo BG ve la faccio vedere. Quindi rimanete e guardatevi il BG. Non sto nemmeno facendo BG con la spec, diciamo, che è quella che secondo me è più giusta. Nel senso, questa qui è rimasta quella lì che usavo per fare PvE. Spostando un pochino la webcam, perché, cioè, mi verrete guardare sempre in alto, perché praticamente sta sotto lo schermo. Però mi sembra più giusto qua, perché sempre sul lato, boh, mi stava stufando. Però con ogni aspettativa questa spec c'ha il suo perché. Sparo certi crit proprio mostruosi. Tu cosa cazzo vorresti fare, pagliaccetto? Vabbè. Che col fatto che praticamente in PvP prendi coprendemente danni, di conseguenza io, che sono un war, porca, adesso muoio. Io che sono un war, ok, sono praticamente sempre full rage e posso spammare spell senza un cazzo di domani. Però adesso sto morendo lo stesso. Un shock wave della vita, vai. Vaffanculo. Noto che piangere intanto, per queste macchinine nemiche ci stanno sfasciando le chiappe. Noi sa che facciamo da bravi PvP players. Proviamo a spaccargliele. Facciamo PvE su questi cosi, praticamente. Eccolo lì, il nanetto dentro, che verrà subito shottato immediatamente. Oh, guarda qua, c'è la bolgia. Fermi tutti. Parte un blindstorm violento. Sto per morire un'altra volta. Cristo Gesù. Vaffanculo. Il mio Eggy piano piano sta prendendo un minimo di forma. Sono arrivato a 8.41 item level. Ma il problema principale sono questi. Queste merde qua. Allora, questa vega troppo vicino mi fa il primo piano. Sono costretto a vedere la mia testa di cazzo così vicino. Non ci sono abituato. Prima stavo un po' più lontano a sinistra. Sai, uno prova un po' a camuffarla la cosa. Invece così è un po'. È impossibile da camuffare, capito? Questi intanto. Porco dingi, ma rallentate questo cazzo di coso. Dai che è partito l'avatar. Dai! Mori merda! Sparo un fear. Fear away. Che male non fa. Questo monaco che fa cose che io non conosco. Ok, per adesso ci siamo salvati. Ma 5 minuti. Cristo Dio, gli mancano 5 minuti. E noi ci sono entrati praticamente in base. Tu con la bomba dove cazzo vuoi andare, eh? Ma da nessuna parte non vai. Se non è chiaro il concetto. Bravo. A te tocca rallentarti in qualche modo. Che ragazzi, quando fate questo PG che è Strand of the Ancients, dovete necessariamente fermare gli stronzi che provano, tipo questi. Dovete fermare le cazzo di macchine. Cioè è la base di questo PG. Perché è inutile che loro vengano avanti anche con le cazzo di bombette. Ma le bombette non fanno niente, fanno pochissimo rispetto al danno che può fare la macchina. Mori? Quindi dovete necessariamente targettare queste macchine di merda e ammazzarle. Ma noi abbiamo perso. E comunque niente, ho concluso che praticamente l'Eggy PvP non serve assolutamente a un cazzo quando già avete un Eggy PvE buono. Tipo per esempio, guardate sto rogue. Lui è tranquillamente con un Eggy PvE alto, perché sarà minimo 8.55-60 item level. Però a bastardo c'ha pure leggendaria, vabbè. Però, e comunque vedete questi simboletti che ci sono qua su. Significano che ha fatto il livello 50 e ha prestigiato. Così è arrivato al 50 e ha, come COD insomma, perché lo conosce, vale. È arrivato al 50 e poi è ricominciato da capo. Come cazzo andate, merde. Nelson generale, proviamo a difendere questa merda. Dico, ma sì, difendiamo sto cazzo, difendiamo. Dai, così tu. Ma mi stai focussando a me, pezzo di merda? Sinceramente questo qui, come BG, non è che lo classifico tra i migliori. Nel senso, è particolare, eh. Sono un po' più vecchia scuola, capito? A me piace il Drag Valley, queste cose qua. Barson Gulch, Cristo Dio. Ho fatto a non prenderla. Comunque niente, non gli levo un cazzo, non se ne parla, anzi mi spacca la faccia, pensa un po'. Un fottuto healer che mi spacca la faccia, ma dov'è? Non c'è più religione, bro. Stiamo tirando le seghe? No, me le sto tirando io. Proseguo primi danni nell'orda. Totalmente inutile, però. Grab bomb and use it on Shabbe. Mi sono suicidato praticamente attaccando questo coglione. Aiuto, aiuto. Che cazzo è? Ma che su vola e spara, ma che è? Abbiamo vinto, silenzio. Abbiamo vinto. C'è problema. Ho preso 200 cose. Meraviglioso. Ho riprovato a aggiornarmi un BG, ma dopo sinceramente più o meno 10 minuti che aspettavo mi sono rotto il cazzo. E dico vaffanculo, faccio 2-3 skirmish più o meno uguale. Abbiamo beccato anche l'italiano. Mettiamo bella. Ah, un 3 contro 3, che gioia. Mica me ne ho accorto.
Proviamo l'healer, che è un po' mediocre. Propongo una restoration? Proporrei, sì, dai. Proviamo. Dov'è il restoration? Eccolo là. Ok, mi ha sparato subito l'ex immediatamente. Stuniamo tutti. Porca puttana, dai, che c'è, Dio Cristo. Playstorm. Vabbè, sono già morto. Volevi curarti. Vabbè, Gesù, però mi aprono. Che cazzo vorrei fare? Creatore della vita, attenzione. No, ai. Sì. Grandi, ragazzi, grandi. Bravo sto leader, non ha sempre tutto nessuno. Anche quando era un'impresa impossibile. Affanculo, è morto dopo. Madonna mia, dov'è sta cosa che mi si illumina tutto di rosso. Sembra che finimondo succede. Guarda quanti anni ha fatto quel lock. Cioè già ce l'ha duplicato. Oh, ci riusciamo subito. Vai allora. Oh, nell'arena nuova poi. Lock lock di là. Attenzione. Vedete, anche lui praticamente full PvE. E tranquillamente, tranne questo, riesce tranquillamente a rare i culi. Lui propone druido. Proponiamo druido. Devo rifarmi assolutamente la skin. Adesso facciamo questa arena. Poi mi rifaccio un attimo il trasmo insieme a voi, dai. Allora, direi che dobbiamo one shottare immediatamente questo healer. Perché sennò so cazzi. Allora, proporrei uno stunnino generale. Buono. Così e così. Almeno faccio un po' di danni a cazzo fiero. Già sto a capire un cazzo. Un cazzo, ci sto capendo. Però sono morto, quello l'ho capito. A parte che non lo vedo dove cazzo sta sto pagliaccio. Tutto sto macello. No! Guarda che bastardo sto druido. Non lo vedo più, guarda che stronzo. Madonna in cc ragazzi, ma che è? Guarda! Non riesco a fare un cazzo. Vaffanculo, mi chiede sto stun. Dai 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 che ci lascio le penne lo stronzo. Bravo di K. È morto? Magari. Dai. No. Volevi. Dai coglioni, me l'hai tolto da sotto. Dai, sei un imbecille. Sei un imbecille. Porco i dì. Vaffanculo. Vaffanculo. Adesso ce l'avevo ad arma. Mi spacco la faccia. Ah, ancora. Guarda che figa che mi prendo un'altra volta, No, vaffanculo. Dio che... Guarda, se il cazzo di K non me lo toglieva sotto le mani, Dio, c'è un execute pronto, gli spaccavo la faccia, me l'ha tolto sotto le mani, quello si è curato, GG. Vaffanculo. Ma ragazzi, vi faccio la rapida inquadratura della tastiera, se riuscite a vederla abbastanza bene. È la Logitech G410, praticamente è la versione più compatta di quella più grande. È una ficata, semmai ditemi voi se volete magari, non so, un video più a parte per questa ficata di tastiera, perché io tipo la volevo da Navi, a notare il mio meraviglioso pigiama. Ok, spendiamo questi ultimi minuti per farci un meraviglioso trasmo. Che cazzo? Un meraviglioso trasmo in maniera decente. Vediamo un po'. Volevo riuscire a fare qualcosa che riguardi tipo il fuoco, queste cose qua, perché mi piaceva l'idea. Ora vediamo se riesco a farlo, ci vediamo tra un attimo, Il meglio che sono riuscito a ottenere è stato questo. Ma mi fa cagare il cazzo. Allora ragazzi, ho trovato questo set che è praticamente uno vecchio che io amo profondamente. Sono deciso tra quest'arma o questa. Che mi piace tutte e due. Pensavo anche la... questa qua, la Sulfuras. Però troppo focosa in questo setup, non ci dice un sacco. Quindi fatemi sapere se è meglio questa o questa. Per adesso tengo questa. Cazzo, ho buttato via 500 gold con questa cagata. Mi ero mancato un particolare importante, cioè l'elmo, che è una ficata atomica questo qua. Oh, adesso sì che ci siamo. Date qua. Ok ragazzi, io con questo meraviglioso trasmo vi saluto e ci vediamo al prossimo video come sempre. Grazie mille per la visualizzazione. Ciao a tutti ragazzi.